Siamo alle solite, vi faccio vedere un attimo, 5 minuti perché questi sono dei fenomeni. Enrico Rossi, il Partito Democratico ha presentato questa legge di riforma dei partiti politici per far fuori Grillo. Ma proprio no. No! La questione è più seria. Noi parliamo della qualità della nostra democrazia. Abbiamo visto il caso Lusi, abbiamo visto il caso Fiorito, Fiorello, questo consigliere del Lazio che tanti danni ha fatto all'immagine anche delle regioni. Con Lusi ha detto solo Lusi, poi Fiatto Fiorito, Fiorello, che questo PP è Lusi? E ci siamo accorti che non ci sono regole per i partiti, che Veramente? Vi siete accorti che non ci sono regole per i partiti dopo 20 anni? a differenza di qualsiasi associazione di ogni tipo, sportiva, di volontariato, che ha uno statuto, quindi regole precise, un bilancio fatto in un certo modo, Mi sindaci, scusi, mi revisori. interrompo un attimo, che si sapeva da qualche decennio che Si non c'erano sapeva, regole, si no? sapeva. La Gruber glielo ha ricordato. Guardate, qui siamo. Questo è un evento. Quindi sono stati sbagliati i tempi, insomma. Beh, non lo so, diciamo che Beh, non è diciamo una almeno che novità nel panorama politico bisognava italiano. forse fare così, insomma, io non credo nemmeno che sono. Guardate cosa, ascoltate cosa dice ora, perché questo Rossi è un fenomeno. Giochini, perché si sta discutendo della qualità della democrazia. Ad esempio, adesso Berlusconi sta facendo una serie di dichiarazioni e le. Ma Berlusconi è alleato al tuo partito! Nelle proprie televisioni private e mette insieme sia il tema complicato, difficile del conflitto di interessi e allo stesso tempo la nostra proposta di Sì, legge. praticamente La per. cosa singolare è che a prendere gli schiaffi sia il Partito E Democratico. ci credo, siete alleati al governo! La cosa singolare è che prende gli schiaffi sia il partito. Ma questo fu sta fuori! Ma guardatelo! Aspettate un attimo! Io faccio presente che il PD non ha né problemi di conflitto di Puh! interessi No! ed è l'unico partito che ha uno statuto e regole democratiche e bilanci certificati. Infatti, le regole democratiche sono che dopo le elezioni vi siete accordati con l'opposizione. Bravi. Però ora. Noi vogliamo porre al Parlamento. Fermo. Fermatelo. Io mi voglio faccio vedere una cosa. Chi ha detto che è un partito che non ha conflitto di interessi? Andiamo sull'iPad. Perché questo. Io lo vorrei vedere. Guardate. Vi ricordate questo? Guardate, guardate. Andiamo sull'iPad. Bravo, Riti. Nel 2003 Violante alla Camera fa delle dichiarazioni scioccanti. Pochissimi italiani ne vengono a conoscenza. L'onorevole Berlusconi sa per certo che gli è stata data la garanzia piena, non adesso, nel 1994, che non sarebbero state toccate le televisioni quando. E lo sa. Lo sa lui e lo sa l'onorevole Letta. Comunque, a parte questo, la questione è qui un'altra. Voi ci avete accusato di regime nonostante, ripeto, non avessimo fatto il conflitto di interessi. Avessimo dichiarato eleggibile Berlusconi nonostante le concessioni. Avessimo aumentato durante il centro-sinistra il fatturato di Mediaset, è aumentato di 25 volte. Ma in nome di quale mandato elettorale sono state prese queste decisioni? E nell'interesse di chi? Questo è un conflitto di interessi palese. Ma ritorniamo e vediamo la risposta del giornalista del Fatto Quotidiano e poi chiudiamo. Che Andrea Scanzi non è affatto d'accordo con quello che lei sta dicendo, perché tu hai criticato molto questa iniziativa del Partito Democratico, questa legge di riforma dei partiti, perché in fondo sono 50 anni che se ne parla e che la si aspetta, no? Forse proprio per quello, mi stupisce un po' questa fregola improvvisa nel voler applicare in maniera così pedante e definitiva l'articolo 49 della Costituzione. Mi sarebbe piaciuto di più se il PD avesse esibito questa fregola, per esempio, nell'applicare il conflitto di interessi o ad esempio nell'applicare la legge di ineleggibilità di Berlusconi da. Hai capito? Hai capito? Guardate la faccia, guardate. Lui pensa, scrive, guardate, scrive come fa di più. Quando li vedete che scrivono, hanno la coscienza sporca. Perché questo è un metodo,
è un metodo di chi bleffa, fanno vedere che cazzo c'hai da scrivere. Io voglio capire, tu in questo momento cosa hai da scrivere? 57. La tempistica è quanto mai sospetta, sembra a tutti gli effetti una proposta contra movimentum, per così dire. Sembra una proposta di legge per zittire o quantomeno silenziare o rendere meno forte l'unico movimento che con pregi e difetti si oppone all'attuale governo. Io credo che questa Vorrei solo dire una cosa, questa legge è una legge fascista ed è impossibile che la faranno, perché gli americani ormai ci tengono sotto controllo e siamo sotto controllo anche dell'Europa. Se fanno questa legge succede un bordello che non avete idea. Io sono il primo che mi piglio un fucile e gli sparo nelle palle a sta gente. La proposta di legge di Zanda e Finocchiaro sia un mix tra insipienza politica Bravo. E arroganza democratica. Bravo. L'insipienza politica nel senso che, come ha detto anche Renzi, che quando non si fa fotografare da Fonsi dice ancora delle cose intelligenti e fa delle belle analisi, è un assist straordinario al Movimento 5 Stelle, perché comunque quando Grillo, il Movimento 5 Stelle, può recitare la parte del martire, a volte ha ragione, a volte ha torto, è nella sua arena, e al tempo stesso ci vedo l'arroganza di chi questo sta ancora a scrivere un libro, quanto suo strunzo. In qualche modo vuole applicare una sorta di restaurazione e silenziare l'unica forza. Guardalo! C'è il fai l'uomo! Guardalo! Sì, basta che. Ma che sì, ma quasi sì! Comunque, questo è del PD, Rossi, il presidente della regione Toscana. Bella mappina!